tematica, abbiamo anche scritto due brani che non sono prettamente power metal negli ultimi due dischi, e sono due brani che si avvicinano un pochino di più al prog, al progressive. Però adesso vi spiego perché. L'abbiamo scritti perché in realtà non l'abbiamo scritti noi, l'ha scritto l'ex batterista, però lui purtroppo non c'è più nella band, quindi sti cazzo, ci siamo stati tutti noi, ce la siamo potuta noi, quindi sarà comunque un pezzo nostro. Ed è quello che andiamo a proporre, appunto, in uno di questi due brani, presente ovviamente nell'ultimo album, The Never Say Die, che siete veramente spontanei, è una meraviglia. The Never Say Die, che appunto ha avuto questo brano all'interno dedicato a una scena che nel film originale in realtà è stata tagliata. La scena, non so se avete visto il film dei Goonies, c'era una scena tagliata dove i ragazzi incontrano una piova prima del galeone. E noi abbiamo detto, cazzo, nel film l'hanno tagliato, chi se ne frega, lo mettiamo noi nel disco, siamo dei figli, che poi sti cazzi, cioè, ci sta di gruppo. Ed è un pezzo dove abbiamo presentato anche il personaggio di Willy Lorbo, al quale ha dato la voce un grandioso, ennesimo, magnifico cantante italiano, che è Mr. Marco Basile dei BGM. Che non è ovviamente con noi questa sera, perché credo che avrebbe avuto... Ah, cioè, comunque ha di meglio da fare, stare con noi, giustamente. Però gli è dispiaciuto non essere qui con noi questa sera, però ci sta. Cioè, adesso non esageriamo, che poi è tutt'altro. Però questo pezzo lo facciamo lo stesso per appunto due motivi: uno, tributare un genere fighissimo che dovremmo essere ancora in grado di fare, che è appunto il progressive, e il nostro ex batterista al quale abbiamo fregato i diritti di sta canzone, che diceva non pur sempre fa, sono sempre soldi. Comunque questo brano è un pezzo che dura circa 10 minuti, ma stasera lo presentiamo in versione ridotta, e si intitola When Legends Turn Real. Grazie.